Ragazzi, è finita. Siamo arrivati alla settima e ultima parte dell'epopea di Gilgamesh, la storia più antica mai scritta. E se ti sei perso le parti precedenti, le trovi seguendo il video in descrizione. Gilgamesh, nel suo peregrinare, è finalmente giunto nell'oltremondo, alla ricerca di Utnapishtim. Ma per raggiungere l'Avo Immortale dovrà attraversare il Mare della Morte. Una roba semplice mai. Quindi, grazie all'aiuto di Shiduri, una vecchia dea saggia, incontrerà Ur-Shanabi, il traghettatore di Utnapishtim. Ovviamente attraversare il mare della morte non è facile come farsi una gita in barca, perché se quell'acqua ti tocca, tu sei... Mi sembra anche ovvio, no? Quindi con l'ennesimo stratagemma, finalmente Gilgamesh riesce ad attraversare il mare della morte e a giungere da Utnapishtim. Finalmente può scoprire qual è il segreto dell'immortalità. Utnapishtim allora comincia a raccontare la sua storia. Ma per raccontare tutta la storia del diluvio universale vista attraverso gli occhi di Utnapishtim ci vorrebbe un altro video. Quindi se sei interessato scrivilo nei commenti e condividi questo video. Avanti veloce alla fine del racconto per cui Utnapishtim è diventato immortale per volere degli dèi. Ma dice chiaramente al nostro Gilgamesh che la sua è stata una situazione più unica che rara e non c'è alcun modo perché lui possa ottenere l'immortalità. Inutile dire che Gilgamesh è distrutto. Tutto quello che ha fatto non è servito a nulla e il suo destino non è cambiato. Utnapishtim allora cerca rimedio e dice: ok, forse c'è un modo, però devi superare una prova. Se pensi di poter sconfiggere la morte, prima devi sconfiggere il sonno e restare sveglio per 7 notti. Ma cosa? Io che ho sconfitto i leoni, Humbaba, il toro celeste, cioè non sto sveglio 7 notti? E si addormenta. Ma è sfigato sto uomo. Fallisce di nuovo? Strano, eh? Utnapishtim non sa più cosa fare per lui. Ultima chance, ultimissima. Ti dono la pianta dell'eterna giovinezza. Non sprecarla. Si trova in fondo al mare, quando tu la mangi torni giovane per sempre. E poi torna Uruk insieme a Ur-Shanabi. Gilgamesh la trova, la raccoglie, ma non la mangia, perché pensa: prima la faccio mangiare dei vecchi per vedere se è vero. Peccato che lungo il tragitto, dovendosi fermare per delle soste, lascia incustodita la pianta. E così un serpente, attirato dall'odore della pianta, se la mangia e immediatamente perde la vecchia pelle, diventando giovane. Oh, Gilgamesh tapino. Così Gilgamesh torna nella sua città a mani vuote, ma la sua non sarà una ricchezza materiale. Infatti ritorna a Uruk con un bagaglio di esperienze e di conoscenze che nessun uomo potrà mai eguagliare. Verrà acclamato come un re saggio. La fine dell'epopea di Gilgamesh sembra un po' sottotono, un po' in sordina. Tutto sto casino e poi te ne torni a casa così. Ma forse sta proprio qui l'ultimo insegnamento dell'epopea di Gilgamesh. La storia è veramente finita a questo punto, ma io vorrei sapere che cosa ne pensi.